Sistema dei tamponi per monitorare il contagio, ma scarseggiano i reagenti e così l'Università di Torino prende l'iniziativa. L'inviato Massimo Mignanelli. Kit si è reso necessario perché siamo in un momento di emergenza e quindi è difficile soprattutto reperire i reagenti per preparare questo kit. Un kit con i reagenti per il rilevamento del virus Covid-19 è stato progettato dal Centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino. Il kit è stato allestito dai ricercatori dell'Ateneo. Il test sul tampone cosiddetto è il test che rileva la presenza dell'RNA del virus e quindi questo è presente quando è in corso l'infezione. Il test sierologico invece serve a rilevare gli anticorpi, serve a dire se un individuo ha avuto questa infezione. Insomma, una scorta utile per potenziare il numero dei test da effettuare. Il nuovo kit da che è composto? È composto da una serie di reagenti che servono a rilevare la presenza del virus da estratti purificati dei famosi tamponi. Una circolare del Ministero ha stabilito che i tamponi dovranno essere eseguiti in via prioritaria ai ricoverati, anziani in case di riposo anche asintomatici, persone con problemi respiratori e medici e infermieri esposti a maggior rischio. Per realizzare il kit, i giovani ricercatori universitari hanno impiegato una sola settimana. Abbiamo messo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre infrastrutture, nonché l'esperienza e l'elevatissima professionalità delle nostre ricercatrici, dei nostri ricercatori. Un milione di visitatori lo scorso anno e un turismo che...